Si dice sempre dei contadini che badano alle cose concrete, che sono molto meticolosi sulla roba. Non troppo lontano da Ancona c'è un figlio di contadini che ha capito dove mettere questo approccio al di fuori della cultura agricola. Si chiama Enrico Loccioni. Non si è mai spostato dalla campagna marchigiana e ha fondato un gruppo che si occupa di misura e controllo della qualità. Voi siete nati come effetto, diciamo, secondario del boom industriale del dopoguerra. All'inizio non si faceva il controllo qualità e quindi vi siete dovuti inventare un modo per implementarlo. Qual è stato il primo meccanismo che voi avete fornito, la prima soluzione? Stiamo parlando di una macchina che si chiamava Margherita, prodotta negli anni 84-85. 15 clienti su 100 richiamavano l'impresa perché la macchina aveva qualche problema. Abbiamo installato questo impianto, uno dei primi impianti senza operatori, robotizzati, nell'85, ad agosto. Gennaio dell'86 questo 15% era sceso al 4%. Al di là degli elettrodomestici, quali sono gli altri ambiti nei quali operate oggi? Abbiamo cominciato a esplorare quali sono i prodotti su cui potevamo applicare la stessa metodologia di controllo. Sono infiniti. Oggi il nostro gruppo con il nostro marchio è presente al centro di ricerca avanzata dei motori della Daimler Mercedes a Stoccarda. Per il fatto di essere in Volkswagen, di essere in Ford, di essere in General Motors negli Stati Uniti, in Chrysler. Questo è veramente una roba che ci riempie d'orgoglio, perché è un lavoro fatto qua in mezzo alla campagna, lontano dai centri. Il fatto che lei invece faccia di tutto per dialogare con l'economia di scala e con la scalabilità infinita tipica dell'industria, ma mantenendo sempre un legame con il piccolo, l'individuale e il locale, è tigna oppure è un metodo nuovo? È un metodo che abbiamo sperimentato, perché per esempio in questo rapporto noi abbiamo sempre eliminato l'intermediazione. Cioè il rapporto è come il sarto che costruisce un vestito, è un conto che lo fa direttamente per l'utilizzatore, dialoga, mette a punto, sistema le cose che non vanno. È un metodo di lavoro che comunque ci porta ad individuare prima dei problemi, discuterli e capire anche quale soluzione adottare. È lei che è impallinato di marche della sua terra o ha un senso dal punto di vista industriale che la Loccioni sia qui? Il lavoro che ci siamo anche trovati è quello di portare qua i grandi nomi internazionali con un sacco di impegno e fare in modo che comunque il lavoro venga realizzato in questa sede, che è una crescita culturale straordinaria, perché è un po' mescolarsi tra culture diverse e acquisiamo, però portiamo conoscenza e creiamo un humus particolare. Il controllo qualità deve vivere di standard condivisi, ma il rapporto fra azienda e misuratori deve essere al contrario personalizzato, specifico, per ottenere così misure di alta qualità. Si può scalare all'infinito? Intendo dire, le dimensioni di un'azienda come questa a un certo punto dovranno contenersi, oppure può crescere continuamente questo modello? Questa è un'impresa che ha progettato anni fa di crescere dal punto di vista qualitativo e non quantitativo. E almeno su delle linee guida molto precise, che è la delega, per cui la formazione manageriale e la crescita, il mercato internazionale, partendo dal locale però, e l'innovazione come comportamento, come approccio. Vuol dire studiare sempre, guardare i modelli, quelli appunto della tradizione, innovandoli per cercare di costruire nuove opportunità, un nuovo lavoro. Loccioni ha preso la tigna contadina marchigiana e l'ha trasformata in un incrocio di meticolosità e creatività. Problemi e misure nuovi hanno bisogno di soluzioni e anche di oggetti sempre diversi. Ha consolidato questa conoscenza nel territorio dove è nato tramite le persone. Ha puntato a grandi gruppi industriali. Ha sviluppato una pratica di relazione con i clienti che è tutta individuale, un'azienda alla volta. Guarda lontano, anche oltre se stesso.